Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon lunedì, come state? Spero tutto bene. Ieri non ci siamo visti, una domenica di riposo, ma il motivo è presto spiegato. La Juventus in questo momento è in Germania, sta faticando, sta facendo la seconda parte della preparazione estiva, si sta preparando per il 26 di luglio che ci sarà, il giorno in cui ci sarà la prima amichevole della Juventus di Thiago Motta. Vedremo come verrà schierata la squadra, sono molto molto curioso anche di vedere un pochettino quelli che sono alcuni giocatori magari caduti nel dimenticatoio come Miretti, che tipo di stagione potranno fare sotto Thiago Motta o che tipo di futuro li accompagnerà alla Juventus, dato che Miretti ha rinnovato fino al 2028, ma secondo me non esclusa una sua cessione in prestito all'interno di questa sessione di calciomercato. E dato che ieri la Juventus era lì e si è allenata, non c'era niente da commentare, anche perché sennò avremmo ribadito sempre le solite stesse cose. Oggi invece qualche argomento ce l'abbiamo e quindi lo affrontiamo molto molto volentieri, a partire dalle cessioni, che sono sempre un po' l'argomento che mi preoccupa di più, perché come ben sapete sono del partito: prima di comprare bisogna vendere. E allora per vendere bisogna anche cercare di trovare gli incastri giusti. Ho letto alcune ricostruzioni da parte di alcuni giornalisti sportivi legati al calciomercato e oggi le commentiamo insieme. E poi rispondo a una domanda che mi avete fatto nei commenti, che secondo me è un ottimo argomento, un ottimo spunto di riflessione. Intanto il Como, primo avversario della Juventus, che ha tesserato Rafa Varane, che sta tesserando Rafa Varane, sarebbe interessato, secondo Nico Schira, anche un giocatore presente nella rosa della Juventus. È un giocatore di cui abbiamo già parlato perché anche Mourinho lo poteva volere, eccetera, eccetera. È un giocatore che da 2 anni a questa parte viene preso e spedito all'interno di determinati pacchetti in prestito, perché la Juve non punta più su di lui. Stiamo parlando del brasiliano Arthur, che dopo aver giocato, anzi poco, a Liverpool per via di un infortunio, e giocato abbastanza con continuità in realtà con l'italiano alla Fiorentina, ora potrebbe essere un giocatore interessante per Cesc Fabregas. Magari facciamo in fretta e cerchiamo di togliercelo un po' di torno. E poi c'è De Sciglio. De Sciglio che è sempre nell'occhio del mirino di Galliani, che l'ha già avuto al Milan. Secondo Alfredo Pedulla, il Monza potrebbe essere assolutamente una strada percorribile per l'esterno italiano che non è destinato a rimanere alla Juventus, e che l'altro giorno ha avuto anche un piccolo sfogo su Instagram. L'avete visto nelle sue storie, ha voluto ribadire, sottolineare come la sua mancata convocazione non fosse qualcosa di legato ad alcuni problemi fisici, anzi accusando i giornalisti di malinformazione, disinformazione. Lui non prende parte al ritiro in Germania per un motivo solo, e cioè c'è questa volontà della società, questa richiesta della società di tenerlo fuori. Quindi è stata la Juventus, è stato Cristiano Giuntoli a dire: no, De Sciglio, tu non parti perché sei sul mercato, dobbiamo cercare di trovare una sistemazione adeguata. Io credo che De Sciglio abbia fatto bene a voler sottolineare questa volontà, anche perché comunque se il giocatore è in uscita è anche interesse della Juventus stessa cercare di vendere il giocatore. Quindi se il giocatore passa per problematico dal punto di vista fisico, alcuni club magari interessati potrebbero fare un passo indietro. Poi cedere De Sciglio credo che non sia per niente facile, anzi credo che sia di gran lunga difficile, facciamo prima a dire così, però vediamo un attimino quello che potrà accadere. E intanto abbiamo anche un nome che sta diventando una vera e propria telenovela legata al calciomercato, e cioè quello di Sulé. Io non so per quanto ancora Sulé sarà della Juventus, non so se tornerà con il gruppo squadra, perché poi dopo l'amichevole del 26 di luglio la Juventus tornerà in Italia, inizierà a preparare veramente nel dettaglio il primo impegno stagionale con il Como, però la Juventus ha necessità anche di muoversi con le cessioni, quindi io non so nemmeno se Sulé sarà disponibile nella prima amichevole. In tal caso probabilmente potrebbe anche giocare titolare, perché i convocati della Juve, la Juventus ha ancora dei ranghi abbastanza ridotti nei giocatori che si è portati in Germania. Dovrebbero entrare tanti giocatori, tra cui Chiesa, che dovrebbe rientrare domani alla Continassa per le visite mediche, e anche lì è un giocatore palesemente in uscita. C'è stata anche la polemica sul matrimonio: ma perché non c'era nessun giocatore della Juventus al matrimonio di Chiesa? Un po' difficile, dato che la Juventus era in Germania, Chiesa no, però sono, siccome, polemiche che lasciano anche il tempo che trovano. Sulé è un giocatore che è in uscita, diventa una telenovela perché la Juventus vuole incassare più di 30 milioni, 30 milioni più bonus, e infatti avrebbe già accettato l'offerta dell'Leicester proprio di 30 milioni più bonus. E
E secondo Mirko Di Natale, invece, lui vorrebbe fortemente la Roma e sta cercando di chiedere alla Roma di aumentare questa offerta, prima offerta alla Roma, che la Juventus ha già rifiutato, dato che si parla di 25 bonus compresi. Ovvio che se la Juve vuole 30 più bonus, non potrà mai accettare un'offerta di 25 bonus compresi, o almeno me lo auguro, perché ripeto, siccome è giunto lì, si gioca tanta credibilità anche lato cessioni, non soltanto lato acquisti. Sapete bene che per me il dirigente bravo è quello che riesce anche a vendere bene senza farsi prendere per le orecchie dagli altri club. Un ragazzo però l'altro giorno, anzi forse pochi minuti fa, poche ore fa, mi ha commentato un video dicendo: ma davvero vi aspettate così tanti acquisti? Ma non avete sentito che Giuntoli durante la conferenza stampa di Thiago Motta ha detto che ci sarà un acquisto per reparto, non almeno un acquisto per reparto? Quindi sarà più logico aspettarsi un difensore, un centrocampista e un attaccante. È impossibile che si facciano tanti altri acquisti. Parto dal presupposto che per ogni giocatore che entra, prima ne devono uscire. Ok, quindi la Juventus deve passare dalle cessioni. Ma dovesse la Juventus cedere sia Chiesa che Sulé, non potrebbe arrivare a fare un solo esterno, perché non avrebbe a disposizione abbastanza giocatori poi per affrontare una stagione, a maggior ragione una stagione così lunga. Però vorrei focalizzare l'attenzione su quello che è il soprannome di Giuntoli, Mister Bugia. Cioè, noi non possiamo prendere per buone le parole di Giuntoli e fare in modo che quelle siano ufficiali, perché quella è sì la volontà della Juventus, quella è ufficialmente la voce della Juventus. Ma Giuntoli tutto l'anno scorso, che era comunque la voce della Juventus, ha ribadito la volontà di continuare con Allegri, di programmare il futuro con Allegri, di andare avanti insieme e di affrontare la discussione al termine della stagione. Non crediate che non avessero già deciso di cambiare allenatore. Quello era una bugia da dire in quel determinato momento per un discorso di comunicazione. È Giuntoli molto vecchio stampo a livello dirigenziale da questo punto di vista, dal punto di vista comunicativo. Quindi io faticherei a credere a Mister Bugia, a maggior ragione perché all'interno della stessa conferenza stampa lui prende la parola, prende il suo microfono, mette anche molto vicino alla bocca, si sentiva molto bene l'audio di Giuntoli, in cui dice: non ci sono giocatori fuori rosa nella Juventus, non ci sono giocatori che non vogliamo, sono tutti giocatori fortissimi, ragazzi meravigliosi, è inutile, io l'ho letta questa roba dei giocatori fuori rosa, è una bugia. De Sciglio ha fatto una storia proprio per dire che non erano problemi fisici, ma è stata la società a mettere fuori rosa, quindi o Giuntoli si è dimenticato, a tutti, tranne De Sciglio, si è dimenticato, la dimenticanza. Ah, ma anche Arthur non è lì. E quindi, e perché anche Szczęsny non è partito, gli hanno detto di fare qualche giorno in più di vacanza? Ragazzi, io fatico un pochettino a prendere quelle parole Giuntoli come buone, anzi, sono parole che fanno piacere, perché significa che la Juventus ha comunque ambizioni sul mercato di fare ancora 3 acquisti. Ma secondo me 3 sono pochi. Secondo me 3 sono molto pochi, anche perché devi prima cedere. E una volta che hai ceduto e hai capito quanta potenza di fuoco hai e quali giocatori usciranno, avrai anche da comprare. Insomma, sono 3 giocatori, uno per reparto a prescindere, più in base alle cessioni altri giocatori che entreranno. Quindi cerchiamo di non focalizzarci troppo su quelle che sulle parole di Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, perché secondo me sostanzialmente lasciano il tempo che trovano. Ragazzi, oggi sono stato abbastanza bravo, abbastanza veloce, così vi carico il video durante la pausa pranzo, ve l'ho ascoltato mentre mi mangiate un boccone. Se succederanno altre cose saremo ancora qui ad aggiornarci come sempre sul calciomercato della Juventus, attendendo il ritorno in campo. Ho proprio voglia e curiosità di vedere la prima Juventus di Thiago Motta. Ciao a tutti ragazzi.